Buongiorno amici di Che Damage TV, qui è il solito Mashiro Tamiji che vi parla e dopo un po' di latitanza sono qui ritornato a farvi vedere un giochino indie molto molto carino che si chiama An Epic e che ho trovato tramite segnalazione dell'apposito forum su The Game Machine, quindi la sezione indie del forum. Da quello che ho visto è molto molto carino, cioè nel senso che mi sta piacendo davvero un botto. Cos'è? Prima di tutto, beh, è un gioco molto simile da quello che ho visto a Castlevania, non so se avete presente il genere. Comunque la storia è molto semplice, ovvero sia il classico nerding, il classico nerd che a seguito di una serata passata con gli amici a giocare a Dungeons and Dragons si troverà, dopo aver espletato i suoi bisogni fisiologici, dentro le avventure che naturalmente stava giocando solamente a livello cartaceo fino a poco fa. Quindi si troverà dentro questo castello tenebroso e pieno di mostracci, oltretutto in compagnia di un simpatico spettro che naturalmente si è impossessato del nostro corpo e non perderà occasione per sfottere ogni azione che andremo a compiere nel nostro pellegrinare nel Dungeon. Questo quindi molto molto carino. Abbiamo naturalmente un livello di equip molto vasto, quindi naturalmente troveremo quelli che sono item, armi, vestiti, pozioni, cippalippe e altre cavolatine varie. Vedete l'inventario molto molto grosso, è davvero pieno di roba da dover utilizzare. E poi abbiamo la mappa, che ovviamente anche questa è molto grossa, in pieno stile Castlevania, quindi molto molto carino sotto questo punto di vista. Personalmente ve lo consiglio, vi metto naturalmente in descrizione il link del loro sito, in modo tale se volete provarne eventualmente la demo e magari poi acquistarlo potete farci un pensierino. La grafica è in 2D, ha davvero ottime palette, ha un'ottima palette grafica per quanto mi riguarda, e i mossi sono anche quelli molto molto divertenti. Adatto, avete visto come muore il tizio qui, classica morte definitiva. E personalmente è davvero una piacevole sorpresa, mi piace trovare queste sorprese, insomma queste chicche online girovagando per l'internet, e sono davvero contento di averlo preso. Sempre per quanto riguarda l'indie, sto giocando anche Binding of Isaac, anche quello molto carino e tra l'altro molto difficile come questo. Anche questo qui è molto molto complicato. Personalmente vabbè, io insomma li voglio così, li voglio belli tosti, che insomma mi sculaccino il sederino. E tra questi appunto, oltre naturalmente all'indice, c'è anche Dark Souls. Cos'è Dark Souls? Beh, se avete giocato Demon Souls alzate le manine. Chi ha giocato Demon Souls? Chi non ha rosicato per Demon Souls? Vede molto meno mani, insomma. Si puppard su questo tipo di gioco e sinceramente però ha un'atmosfera, ha un sistema di combattimento e di appunto interazione con l'environment molto molto bella. Per me piace, a me piace parecchio. Maledetti macellai, mi matano, mi hanno affettato male, sono stato mattato male, e pazienza. Comunque Dark Souls, se non lo avete, arvatelo, comunque compratelo, perché è davvero molto molto carino. Ovviamente se vi piace rosicare e puppare, quindi se siete un filo masochisti, naturalmente sarà il vostro gioco. Poi cosa dire? Beh, ho provato la beta di Battlefield 3. Come potete capire, questo molto prolungato mi ha colpito abbastanza, così e cosà. E soprattutto per quanto riguarda la mappa che era presente nella beta. Che mappa c'era nella beta? C'era Operation Metro. Che cos'è Operation Metro? Operation Metro è una mappa sviluppata tutta in linea retta, quindi dal punto A al punto B in linea retta verticale, in modalità Rush, quindi una delle modalità più così, insomma, for the lulz, come si dice, del gioco. Si chiama per fortuna Battlefield 3 Not Bad Company 3, e lo possiamo capire giocando un attimino quella che è Caspian Border, che era l'altra mappa invece disponibile nella beta, giocabile però all'inizio soltanto mediante password. Quindi c'erano alcuni server che erano coperti da password, e queste password ogni tanto venivano spoilerate nell'internet, e quindi si andava come pazzi in questi server pieni di 64 a spammare join game finché non si liberava un posto. Ma scelte che sinceramente non capirò mai, perché Caspian Border è tutta un'altra mappa rispetto a Operation Metro, e secondo me
diciamo che il punto principale di Battlefield sono i mezzi, e ovviamente testarli implica una cura diversa rispetto all'infantry, per quanto mi riguarda, all'infantry. Poi magari sbaglierò, saranno mie opinioni, però quello è il mio pensiero. Tant'è vero che per ora il feeling dei mezzi non è che sia molto piaciuto né a me né ai miei compagni di clan, non tutti almeno, soprattutto i Jett, insomma, sono molto giocattolosi, davvero molto giocattolosi, e questo secondo me è un po' una pecca. Insomma, poi c'è il fatto che tu quando spari a un mezzo lo disabiliti, non lo vedi esplodere. Io quando sparo a un mezzo voglio vederlo saltare in aria, cioè deve puppare male, voglio vedere tutti i pezzi che volano. Invece questo si disabilita, poi magari si ripara e diventano praticamente super mega immortali, e tu sei lì che, insomma, l'hai disabilitato, e buona lì. Poi ho una sensazione di confusione un po' troppo elevata, però sicuramente, insomma, vedremo magari su altri tipi di mappe, e soprattutto riuscendo a giocare in team play, perché nella beta era impossibile praticamente fare delle squadre sensate rispetto naturalmente a Battlefield, perché boh, avevano deciso di fare tutto da questo Battlelog che stanno implementando, che ovviamente può avere le sue caratteristiche fighe e le sue cagate. Bisognerà vedere, ovviamente, insomma, come funzionerà, se sarà liscio. Per ora, per quanto riguarda i server, sembra funzionare abbastanza bene, anche se ha dei piccoli problemi di netcode. Quindi diciamo che non è stata completamente una beta positiva. Speriamo nella release. Sto giocando sicuramente molto di più Red Orchestra 2, anche lui colpito da alcuni bug, insomma, grafici, soprattutto per quanto riguarda le performance, che sono davvero molto molto basse. Poi aveva alcuni bug fastidiosi, come per esempio il suono che svanisce. E cosa dobbiamo fare? Purtroppo oramai i giochi escono così, e se tu ci devi giocare devi aspettare un attimino, qualche mese. Quindi attenzione, amici, non fatevi prendere dall'acquisto compulsivo come fa il sottoscritto, ma abbiate la pazienza di aspettare patch e cazzilli vari, in modo tale da avere il prodotto realmente finito nelle vostre paccioccose manine. Quindi tenete d'occhio questo aspetto, che ormai è importantissimo. Ho visto Rage, sinceramente, non mi ha colpito dai video. Molti, infatti, anche dei miei amici che lo stanno giocando, mi stanno dicendo che è abbastanza lineare e che sicuramente ci si aspettava molto di più da quello che doveva essere un FPS rivoluzionario, che di rivoluzionario non ha assolutamente niente. Ovvero sia che è un corridoio, che non ha particolari innovazioni, e quindi, insomma, sembra un po' anonimo. Sotto il profilo della grafica, che dovrebbe essere il suo punto forte, da quello che ho visto, è uscito con parecchi problemi su PC. Quindi c'era un problema di texture pop-up vari, quando tu ti giri, quando ti muovi, vedi proprio il gioco che ti carica le texture in your face. Insomma, non è bello. Fatemelo dire, non è bello che tu stai guardando un muro che è praticamente, non so, una schifezza, sembra fatta di pastelle, e poi pian piano, dopo un secondo o due, ti carica le texture. Non è possibile vedere una cosa del genere. Ormai siamo nel 2011. Ditelo almeno, l'hanno detto che comunque Carmack l'ha sviluppato per console, quindi pazienza, naturalmente lo proverò e vi saprò naturalmente dire informazioni più personali su questo tipo di gioco. Insomma, questa è stata una mezza delusione per quanto mi riguarda, dalle opinioni che sto leggendo in internet, però comunque farò una mia valutazione appena avrò il gioco fra le mani. Quindi abbiate fiducia su questo aspetto. Per quanto riguarda il panorama RTS, che è uno dei miei generi preferiti, che dire, c'è StarCraft 2. StarCraft 2 continua naturalmente a prendere buona parte del mio tempo che posso dedicare ai videogiochi e soprattutto al multiplayer, perché ragazzi è figo, cioè non c'è niente da dire, è StarCraft, e per quanto mi riguarda è davvero una figata cosmica. Non c'è proprio nulla da obiettare su StarCraft 2. Certo, magari qualche implementazione in più su quello che è il Battle.net non farebbe male, però il gameplay, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Quindi se siete ancora in cerca di un RTS, non guardatevi neppure intorno, ma andate direttamente da mamma Blizzard, che vi vende il StarCraft 2. Oh, Light Spear verde, carina. Andiamo subito a equiparla. Ma che comunque dicevo di StarCraft 2, che è sicuramente una sicurezza, quindi abbiate fede. Abbiate fede. Tra l'altro, sempre a parlare di Blizzard, è partita anche la beta di Diablo 3.
Ovviamente, ragazzi, non mi hanno invitato. Non mi hanno invitato perché, nonostante io sia un amico, io sono amico della Blizzard. Io li voglio bene alla Blizzard. Ho comprato tutti i loro giochi, cara Blizzard. C'ho StarCraft, Diablo 1 che non posso metterlo sul Battle.net. C'ho StarCraft, c'ho Warcraft, c'ho tutto della Blizzard. Niente, purtroppo lei non è stato invitato. Cioè, invece di mandarmi una mail dicendomi lei è stato invitato, mi mandano una mail che ho scritto lei non è stato invitato. Cioè, ovviamente sto scherzando, però sarebbe questo il paradosso del, insomma, il paradosso del caso. Mi spiace, lei non lo. Cioè, le beta lei le avrà soltanto preordinando i nostri giochi, perché questo è l'unico modo che ho avuto per giocare un attimino la beta di StarCraft 2. Che vi devo dire? Pazienza, ma tanto il gioco sarà una figata pazzesca. E che me ne frega? Tanto lo comprerò ugualmente. E cippa lippa. E arrivederci. Avete già i miei dindi in tasca. Poi che altro dire? Boh, che ne so, che sta uscendo? Vabbè, c'è Skyrim, ragazzi. Oh, Skyrim. E se fai la Skyrim? Come la mettiamo? Cioè, Sky, stiamo parlando del nuovo Elder Scrolls. Ma voi vi rendete conto? Elder Scrolls Skyrim. Ah, pipistrellaccio della merda. Comunque, Elder Scrolls deve rullare. Non è che tu puoi dire, non rulla, rullerà, non rullerà. Cioè, per forza deve essere degno delle nostre aspettative. Cioè, se sarà un fail, potrebbe causare l'estinzione di tantissime razze animali sulla faccia della Terra. Cioè, loro non sanno neanche cosa stanno combinando, cosa possono combinare e cosa hanno in mano, soprattutto. Insomma, speriamo in bene, speriamo che questo Skyrim riesca. Oh, basta, sti uccellacci che non vedo. Mannaggia voi. Boh, vado sotto così non mi beccate più. E mi bevo anche una pozione. Quindi, insomma, spero che si rendano conto della responsabilità che hanno in mano, perché è importante capirlo in tempi utili. Stiamo facendo un gioco che tutti, di cui tutti hanno molte aspettative. Cerchiamo di non deluderle. Capito? Speriamo, insomma, in bene. Poi vediamo un po' che altro sto giocando. Beh, vi ho già detto di Dark Souls, che assolutamente va preso. Assolutamente. Ho mollato Street Fighter 4 e anche Street Fighter 3 Online Edition, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, ma cos'è quel gioco? È qualcosa di. Non so io, ma di online ha veramente poco. L'avrebbero potuto chiamare, che ne so, Street Fighter 3 Marciapiede Edition e sarebbe stata la stessa cosa, perché di online non ha nulla. Il fatto che tu fai il classico matchmaking, dici boh, oggi voglio farmi una classificata, mi metto in matchmaking e poi ti va a mettere, tu sei in Italia, ti va a mettere contro il tizio che è in Patagonia che c'ha 6.000 di ping eppure lì, no, poverino, pure lui lagga perché giustamente è in Patagonia, tu sei in Italia e quindi ti rovina di molto l'esperienza di gioco. Ma poi vai, allora cosa fai? Perché sei frustrato? Sono morto! Non è possibile, dai, avevo preso le robe fighe! Ma zio, ma. Ma porcacciola Eva. Comunque, allora cosa fai? Sei frustrato e ti vai a cercare una partita del giocatore. E cosa ti fa vedere? Le stanze senza il ping. Quindi tu, per capire che ping ha quella stanza, devi entrare dentro. E così incomincia. Entri in una stanza e vedi che quello è americano. Entri in una stanza e vedi che quello è cinese. Entri in una stanza e vedi che quello è su Marte. E ti passa la voglia di giocare perché davvero non ce la faccio più. E che caspita, mamma mia, ci vuole una pazienza incredibile. A meno che naturalmente non ti affidi agli amici. Quindi trovi gli amici con cui giocarci. E buona lì. Però, dato che si chiama Online Edition, e visto che gli amici non sono Online Edition, di base, non è che possono essere online sempre quando io li ordino. E magari visto che ho un'oretta ogni tanto, e magari nell'oretta qualche partitina, se riesco, me la voglio fa. Anche se non ho amici in linea. Sarei felice di usufruire di queste caratteristiche Online Edition che Street Fighter 3 Online Edition ha detto di avere. Invece Street Fighter 3 Online Edition non ha nessuna caratteristica di Online Edition. Quindi non è nessun tipo di Online Edition questo gioco. L'avete capito, l'ho detto. Quindi ciao, ciao a tutti e buona lì. È uscito. Ah, beh, Bastion. Quello devo giocarlo assolutamente perché tutti mi dicono che merita. Lo giocherò al più presto, ovviamente. From Dust. L'ho giocato, è carino, però potevano fare qualcosa di più. Sinceramente, mi aspettavo una gestione del popolo più marcata. Invece, alla fin fine, si tratta soltanto di minigiochi. Sinceramente, mi ha deluso un pochettino questo From Dust. Pazienza, pazienza. Sicuramente avranno altri assi nella loro manica. Personalmente,
Il periodo me lo aspettavo un po' più corposo. Deve uscire ancora il nuovo Batman, e quello secondo me è carino. C'è Uncharted 3, quindi sotto il profilo delle console, secondo me c'è parecchia roba sul fuoco, eh? C'è parecchia roba sul fuoco. Uncharted 3, ragazzi, cioè voglio dire, il 2 era uno sbavo totale, eh? È uno sbavo totale come gioco. Se non l'avete ancora giocato, fatelo immediatamente, perché a livello di narrazioni veramente siamo a livelli di giochi di avventura e di film di avventura alla Indiana Jones, e quindi giocatelo immediatamente se non lo avete ancora fatto. E poi boh, per i picchiaduro, se non erro, c'è King of Fighters, il nuovo in arrivo, quindi anche lì dobbiamo un attimino vedere come sarà. Da quello che ho visto, ci sono davvero personaggi, ragazzi, di uno squallore. Sti ragazzini con le camicie aperte, ma che è? Ma tu dovresti andare a combattere, ma per cortesia. Ma per cortesia, vabbè, lasciamo perdere, va. Tanto se vado a ricordare King of Fighters 98, poi mi viene il lacrimone. E non lo facciamo più, non ne parliamo più, pazienza, insomma. Si vedrà quel che si farà. Top, io ti sta ammazzata, tizio con la lanterna. Uuuh, morto male. E boh, quindi questa è la situazione videoludica. Mi aspettavo molto, molto di più. Aspettiamo in Battlefield 3. Esce il 25, il 28, anzi, da noi. Quindi siamo davvero vicini al suo arrivo. Poi, vabbè, Modern Warfare 3 non me ne frega nulla. È inutile che ve lo dica, non mi interessa. E basta così. Quindi, aspettiamo. Io personalmente aspettavo Diablo 3 prima. Tanto non mi. Io ve l'ho già detto, non mi inviteranno mai alla beta. Quindi. È inutile parlarne. Blizzard, se stai sentendo questo messaggio, mandami una beta. Comunque, chiudo facendo due ringraziamenti. Uno a YouTube perché mi permette di registrare video più lunghi di 15 minuti. Yeah! 15, più di 15 minuti di video. Oh, finalmente, senza fare due parti di video così a random, perché davvero non ce la facevo più. E poi un grazie alla rivista The Game Machine, che è la mia rivista preferita sotto questo punto di vista. Oh, vai a morire. Nel senso che è quella che seguo di più sicuramente da tantissimo tempo. Mi ricordo bellissime le recensioni di Diablo, e la ringrazio perché mi ha citato nella recensione di High Divine Cybermancy, soprattutto riguardante il tutorial che ho fatto per l'hackeraggio, le ricerche, eccetera. Quindi davvero grazie. Continuate così, sappiate che vi seguirò fino alla morte. Vabbè, insomma, la morte, non esageriamo. A proposito di morte, non mi sembra che Battlefield 3 sia uno dei simulatori di morte più riusciti sul mercato? Ve lo dico perché quando metti. Oh! Non sono morto! No, 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 no. Comunque, un simulatore di morte più riuscito perché appena metti la cappocella fuori dal vostro riparo, quindi dal sassetto, magari voi siete lì, non nel sassetto, e state mirando uno, oppure state mirando uno di quei bellissimi bagliori di cecchini che sono ovunque. Voi vi sporgete, cosa vi vedete davanti? Un'ottima luce che vi abbaglia completamente. Dite: vieni verso di me, vieni verso la luce. Sentite questa voce molto angelica. In realtà non c'è questa voce, però quasi c'è. Solo che ad aspettarvi alla fine del tunnel non c'è un simpatico cherubino che vi prende per mano e vi porta in quello del paradiso. Ma vi trovate un tizio random con un simpatico bazooka che vi tira un razzo in the face, con conseguenze rosicazio. In seguito, naturalmente, alla morte. E vabbè. Purtroppo non cambierà mai la filosofia del netgamer. Se c'è qualcosa che mi fa fare punti più velocemente, la faccio istantaneamente, la uso e ne abuso, perché è così che funziona. Vabbè, basta blaterare. Insomma, la mia situazione è questa, videoludicamente parlando. Sicuramente si poteva fare qualcosina di più, però, insomma, aspettiamo e vediamo. Questo era Mashiro Tamigi e questo era Anepic. Ci vediamo alla prossima. State ma boh!